il giorno del dolore, oggi per la comunità di Torre del Greco, che esprime la sua vicinanza alla famiglia del giovane studente, che purtroppo non ce l'ha fatta. Veramente un giorno di dolore, perché questi fatti non dovrebbero mai accadere. Siamo vicini alla famiglia oggi. Molto, molto vicini alla famiglia, e veramente un abbraccio grandissimo, anche se poi il dolore quello resta, non c'è niente da fare. Come non si può essere vicino alla famiglia che ha subito un lutto così grave? È ovvio. La comunità di Torre del Greco si stringe intorno alla famiglia del giovane studente che purtroppo non ce l'ha fatta. È un dispiacere per tutti. Io mi stringo alla famiglia perché da mamma capisco, posso capire semplicemente il dolore che possa provare. Lei si sente vicino al dolore della famiglia? Assai! Non me lo dite, perché sennò piango. È un grande dolore, assolutissimamente. È una notizia che ti lascia perplesso, ti lascia distrutto, se pensa alla famiglia. È stato un episodio drammatico. Facciamo tanti convegni, comunque non è che abbiamo raggiunto grandi risultati. Oggi c'è molto dolore, già c'è stato quando è successo l'episodio, oggi ha maggior ragione. Da oggi la comunità di Torre del Greco si stringe intorno al dolore della famiglia, dello studente che purtroppo non ce l'ha fatta. Sì, è un dispiacere enorme, veramente enorme, perché è una vita spezzata, un'età veramente... È un giovane ragazzo, una giovane vita spezzata. Queste cose non dovrebbero accadere. La comunità di Torre del Greco si stringe alla famiglia e questo, non so più che dire. Veramente sono dispiaciuto.